Ottava giornata della Serie A Team all'Olimpico, si gioca Lazio-Atalanta. Il fischio di Orsato, si comincia. La batte Luis Alberto, la deviazione, il pallone in porta, la Lazio è davanti al quinto minuto. Autorete di Charles de Ketelaere per l'1-0 Lazio. Zaccagni fa correre Felipe Anderson a destra, prova a tenerlo con la Sinaz, il cross di prima dentro e non la sbaglia! Tati Castellanos, primo gol in Serie A, raddoppio Lazio al minuto 11. Tocco corto, ancora Luis Alberto, centra la barriera, pallone buono, il miracolo di Musso. Guendouzi lo segue a destra, Felipe Anderson, autore dell'assist sul 2-0. Guendouzi dal limite, scheggia la traversa. Ruggeri prova il cross, il colpo di testa di Ederson che dimezza lo svantaggio. De Ketelaere a far rimbalzare, bello il sombrerino su Romagnoli, entra in area, si gira, De Ketelaere fa tutto benissimo, gran risposta di Provedel, poi Ruggeri in mezzo, pallone che attraversa tutta l'area. Kopmeiners, il cross lungo a cercare Kolasinac di testa per il pareggio dell'Atalanta. Minuto 63, la pareggiata, Sead Kolasinac, prima rete in Serie A anche per lui. Marusic prova il cross dalla tre quarti, Castellanos fa torre, Vesino! Ancora Mati Vesino! Minuto 83, la Lazio è tornata davanti. Finisce 3-2, dopo quasi 7 anni la Lazio torna a battere l'Atalanta all'Olimpico.